Risoluzione numero 37. Primo firmatario, consigliere Barillari. Grazie Presidente. Allora, questa è una delle 7 risoluzioni del 5 Stelle che abbiamo presentato, che è veramente importante e chiedo di valutarla veramente con molta attenzione, perché tocchiamo il tema dell'intramenia. L'intramenia rappresenta un elemento centrale del sistema, come vi ho detto nel discorso introduttivo, di corruzione, di favoritismo, di sovraccarico del sistema sanitario regionale. Abbiamo evidenze, e sono anche agli occhi di tutti per gli articoli sui giornali, di un uso improprio dell'intramenia esagerato a svantaggio del servizio pubblico. Vi faccio giusto una descrizione per raccontarvi un po' la situazione. Qualcuno di voi si è mai chiesto come mai sia praticamente impossibile prenotare un'ecografia, una radiografia, una visita cardiologica, pediatrico-ginecologica, telefonando al Recup, utilizzando il servizio di prenotazione mediante agende pubbliche, tranne i casi miracolosi? Per il cittadino è di fatto impossibile ottenere una prestazione ambulatoriale erogata dal Servizio Sanitario Nazionale nel proprio territorio di residenza. Molto più facile, anzi assolutamente immediato, ottenere la stessa prestazione a pagamento. Perché? Sono forse pochi i medici specialisti che le regolano e erogano queste prestazioni. Forse il numero di prestazioni ambulatoriali erogate per pazienti esterni è talmente alto da saturare tutte le possibilità di prenotazione. Niente di tutto questo. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno scoperto il perché. Mediante una richiesta di accesso agli atti presentata all'ASL Roma H, per la quale abbiamo sollecitato l'intervento di una senatrice del Movimento 5 Stelle, Elena Fattori, siamo venuti in possesso di un'internal audit sull'attività di libero professionale intramuraria esercitata dai medici del nostro territorio nell'anno 2011. In base a quanto rilevato in questo audit, questa attività, anziché essere un servizio aggiuntivo per l'utenza atto a promuovere la libera scelta, ma soprattutto a ridurre i tempi di attesa, è apparsa piuttosto essere un sistema ingegnoso e ben architettato finalizzato essenzialmente a favorire l'attività privata a pagamento dei medici a discapito del servizio pubblico. E queste, colleghi, sono cose molto gravi che sto dicendo. In che modo? L'ASL Roma H, vi faccio proprio un esempio proprio sul campo di quello che abbiamo visto in questo unico audit che è stato fatto in un ASL del nostro territorio. L'ASL Roma H, almeno fino al 2011, non si è affatto occupata di contrastare l'esercizio di un palese conflitto di interessi dei medici, contravvenendo a regolamenti e leggi regionali e penalizzando pesantemente l'utenza e la domanda sanitaria. Abbiamo scoperto, esaminando i dati presenti nel documento ufficiale di audit interno, che ogni anno il servizio sanitario pubblico riduceva l'offerta nell'ambito delle prestazioni maggiormente richieste dall'utenza, di almeno 60.000 prestazioni rispetto a quelle che avrebbe dovuto effettivamente erogare in base al numero di medici disponibili. Chi se ne avvantaggiava? Semplice, quei medici che erogavano privatamente a pagamento mediante dirottamento della domanda per assenza oggettiva di offerta pubblica tramite chiusura di agende, le stesse che il nostro Presidente Zingaretti ha detto di voler affrontare e sta affrontando, o agende calibrate su misura di ogni singolo medico, verso gli studi privati presso cui svolgevano l'attività. Come si rileva dai dati statistici di questo audit e dalla descrizione della procedura organizzativa di elaborazione delle agende, questi medici, quando venivano autorizzati all'esercizio dell'intramenia, riducevano l'attività istituzionale proprio nell'ambito di quelle prestazioni che poi loro offrivano a pagamento. Quindi vi rendete conto, abbiamo medici che riducono le loro agende, riducono l'offerta per poi avvantaggiare l'offerta privata. Questo è un abuso e un problema enorme nella nostra sanità, è un fenomeno molto diffuso. Il peso delle prestazioni istituzionali, ma solo quelle in comune a quelle erogate privatamente, diminuiva se uno dei medici esercitava anche l'attività libero professionale. Quindi da questo audit della Roma H del 2011 risulta che alcuni medici hanno guadagnato oltre 200.000 euro l'anno, Presidente Elena, questo è fondamentale, in cui vanno ad aggiungersi altri 120.000 euro circa di stipendio base istituzionale solo con lo svolgimento di questa attività aggiuntiva. Proprio quei medici che avrebbero dovuto e potuto svolgere gratuitamente presso gli ospedali e ambulatori pubblici. Questo non è un attacco alla sanità privata, però mettiamo in evidenza un abuso della loro funzione di medici pubblici a vantaggio invece della sanità privata. Il regolamento e le norme regionali di adesso sono molto chiari, noi abbiamo come regione delle norme molto chiare che impongono che non possono essere erogati volumi in attività intramuraria superiori a quelli erogati in sede istituzionale, quindi le regole le abbiamo, ma nessuno le rispetta e nessuno controlla questi dati. Però, mentre privatamente venivano erogate a pagamento migliaia di prestazioni, in questa ASL Roma H, dove è stato svolto l'audit, interi reparti ospedalieri con equipe intere di medici specialisti erogavano in importanti discipline un numero di prestazioni inferiori o poco superiore a quelle erogate in regime di intramenia. Capite quanto il fenomeno è critico? In pratica c'erano casi in cui
un ristretto numero di medici era capace di erogare privatamente più prestazioni di quante non fosse in grado di erogarne in un intero ospedale. Sono miracoli della produttività, forse, o sono... fate voi queste valutazioni. Stranamente i medici diventavano iperproduttivi soltanto quando svolgevano attività privata. Vi rendete conto di quello che succede nella nostra regione? Non mi ascolta nessuno. Sempre riportando i dati dell'audit, c'erano medici che risultavano lavorare 28 ore a settimana, a cui dovremmo sommare le altre 38 ore istituzionali, ovvero lavoravano 13,2 ore al giorno, esclusi sabato e domenica, senza festività, e che riuscivano a erogare privatamente oltre 6 prestazioni orarie, prestazioni che però potevano ridursi ad una oraria soltanto in ambito ospedaliero o ambulatoriale. In sede istituzionale, quindi sul pubblico, invece, le prestazioni per pazienti esterni scarseggiavano. Vedete i veri problemi della mafia nella sanità laziale. Non solo, diventavano addirittura difficilmente controllabili dal sistema informatico interno e le erogazioni non venivano collegate all'attività del singolo medico. Quindi nessun controllo viene fatto per questo problema. Questa mancata assenza di controllo facilitava l'illusione anche dei controlli dell'attività privata, un disordine ben orchestrato. Mi avvio alla conclusione. Nel contempo le agende in cui venivano offerte le prestazioni pubbliche venivano chiuse illegalmente appena giunte a saturazione per essere poi riaperte in base a comodità del medico. L'utente telefonava al recupero e il posto non c'era. E chi pianificava le agende? Erano gli stessi medici che chiudevano le agende e condannavano i cittadini a non avere nessuna prestazione. Gli stessi medici, secondo l'audit, che ha dimostrato con questi dati, che offrivano la loro esigua disponibilità comunicando al responsabile del sistema recup, e non era l'azienda a pianificarli in base al numero di medici specialisti dipendenti a contratto, ai volumi di prestazioni ottenibili, pianificabili, in base a specifici templari di categoria. Insomma, i medici c'erano, il loro potenziale produttivo pure, ma la possibilità di prenotare le loro prestazioni no, intramuraria a parte. Quindi, oggi, durante questo Consiglio regionale straordinario dedicato alla sanità, stiamo votando una risoluzione molto importante, fondamentale, per mettere in crisi questo sistema di corruzione, di favoritismo, che sta distruggendo le casse della sanità e sta creando liste d'attesa, sta creando disservizi ai cittadini davvero fondamentali. Noi vogliamo solo, non vogliamo vietare l'attività intramurale, vogliamo solo porre neanche delle regole, perché le regole esistono, vogliamo che si controllino questi dati, nessuno li controlla, non c'è nessuna ASL che fa auditi interni su quanto il servizio pubblico è svantaggiato da questo abuso del servizio privato. Quindi vogliamo, e questa risoluzione è veramente generica, vogliamo solo standardizzare l'attività libero professionale intramuraria con una procedura di internal audit da applicare a tutte le ASL. Questo vi assicuro che cambierà per sempre la nostra regione. L'obiettivo è quello di raggiungere un accordo normativo atto a garantire la chiarezza e la trasparenza delle procedure nel rispetto dell'intento originario dell'esercizio dell'attività, che non è quello di far arricchire i medici alle spalle dell'utenza, quanto piuttosto quello di garantire un servizio aggiuntivo alla domanda sanitaria. Quindi vi chiedo davvero di valutare oggettivamente questa proposta. Non arriva dal Movimento 5 Stelle, non arriva da nessun altro, è una proposta che vuole risolvere un problema enorme per i cittadini ed è solo a loro vantaggio. Quindi vi chiedo per favore di analizzare nel contenuto questa proposta e valutare che stiamo chiedendo solo di avere dei dati e fare dei controlli, non chiediamo altro. Grazie.